Un momento storico di Miss Italia, il momento dell'appello, ok? Siete in due, ognuna di voi adesso si deve rivolgere alla telecamera, quella con la lucina rossa, e quella con la lucina rossa, e fare un appello, l'appello verso tutte le persone che vi stanno guardando e in questo momento magari non sanno chi votare, da una parte o dall'altra. L'appello è molto importante, quindi iniziamo immediatamente. Prego, numero 02. Rachele, vai con il tuo appello. Sono arrivata fino a qua, sono straemozionata. È difficile parlare di fronte a delle telecamere, però vorrei portare in alto la Toscana, che è 20 anni che non vince. Beh, l'emozione. Prego, Paola. Salve. Innanzitutto non credevo di poter arrivare fin qui e invece ci sono arrivata. Quindi a nome di tutte le belle forme d'Italia spero che mi voterete. Grazie. Scusate. Ovviamente non è mai facile fare un appello, soprattutto in queste situazioni. Quest'anno abbiamo voluto fare un'altra cosa nuova rispetto agli anni scorsi, quindi non solo avremo l'appello delle nostre finaliste, ma ci sarà anche l'appello delle mamme delle nostre finaliste, che vorrei far salire sul palco, esattamente con lo stesso numerino. Facciamole salire sul palco. Dove sono? Dove sono? Eccole qua le mamme, venite, venite, eccole qua. Prego, prego, vengo io a darvi una mano. Oh, eccoci qua. Un applauso alle mamme, la mamma è sempre la mamma, Ci si inchina di fronte alle madri. Ecco, si salutano, mettetevi di fianco alle vostre figlie, perfetto, questo è il microfono e lasciamo spazio, scusate, come si chiama lei? Monica, prego, Monica, mamma Monica, guardi quella camera di fronte a lei e faccia appello per sua figlia. Allora, Rachele, anche, cioè forse non si è potuto vedere in queste poche ore che avete visto, ma è una persona splendida dentro più che fuori. È caduta tante volte e si è sempre rialzata con il sorriso sulla bocca, quello che vedete adesso. Ha passato momenti difficili della sua vita, anche per problemi nostri, familiari, e lei ha sempre superato tutto ed è sempre stato il nostro bastone della nostra vecchiaia. Credo lo sarà sempre. Per televotare Rachele, il suo codice è 02. Qual è il suo nome? Inna. Mamma Imma. Mamma Imma. Mamma Imma. La camera è la stessa. Che cosa posso dire? Non lo so. Appello per sua figlia. Sono talmente emozionata che... E ben venga l'emozione. Voglio solo dire che... Non lo so, Sì, sono un po' come lei, ecco, però voglio dire che lei, insomma, rappresenta, sta portando avanti una, non lo so, un'idea, e quindi io la condivido pienamente, okay. L'ho sempre condivisa. Ok, ecco. Bene, ha sempre supportato sua figlia. Cerco di essere il suo bastone, anche se a volte... Prego. Sì. Ho finito, voglio dire... Bene. Non mi era mai capitato, mai successo, quindi non... Va bene, per fortuna la vita mette di fronte anche cose nuove, come questa, salire su un palco... Però voglio dire, a volte le cose diverse spaventano le persone, però sono le cose che poi nella vita ci premiano sempre. Perfetto, un applauso, è tutto nelle vostre mani.
Vi lascio gli ultimi secondi per televotare, i numeri ormai li sapete. Signore e signori, stop al televoto!